Buongiorno a tutti, oggi faremo insieme dei piccoli esercizi per la nostra cervicale. Capita spesso che ci svegliamo con il collo incriccatino oppure abbiamo quel tipico dolore qui dietro perché magari abbiamo scritto tanto, siamo stati tanto al PC con il mouse e quindi stiamo storti. Ebbene, questi piccoli esercizi sono molto utili per lo scioglimento di questa zona o per chi ha delle zone della cervicale particolarmente infiammate e indolenzite. Sappiate che sarebbe ideale fare questi esercizi al risveglio in modo da affrontare meglio la giornata o la sera prima di coricarsi in modo da affrontare la fase del sonno al meglio. Ok, allora ci mettiamo subito con la schiena dritta, le spalle rilassate, il petto aperto e pensiamo di muovere soltanto la testa, cioè il resto del corpo è tipo ingessato, fermo, immobile. Questo non significa dover stare in apnea, respirare sempre in modo naturale. Ok, quindi il corpo è fermo, le spalle sono giù, il busto è dritto, la schiena anche. Cominciamo a portare la testa in avanti, avvicinando il mento al petto. Quindi, uno e torno, torno in centro, 2. E torno, arriviamo fino al punto massimo dove sentiamo tirare un po'. 3 e torno, 4 e torno, 5, 6, 7, 8. Stiamo attenti a non portarci dietro il busto. È spesso spontaneo fare questo. No, busto fermo, solo la testa, arriviamo fino al punto massimo e ritiriamo su. Facciamo 3 serie da 8 di questi movimenti. A questo punto facciamo la cosa esattamente inversa, quindi sempre non coinvolgendo il busto, portiamo la testa indietro. Vado indietro fino al mio massimo, senza coinvolgere le spalle. Dietro e torno in centro. Dietro. 3, 4, 5, 6, 8. Anche stavolta 3 serie da 8. A questo punto facciamo delle rotazioni tenendo la testa con lo sguardo sempre dritto in avanti, non in basso, non in alto, a destra e a sinistra, come? Ruotiamo come se ci spingessero dal mento, dalla guancia, verso un lato. Andiamo con le spalle sempre giù da un lato e ritorno in centro dall'altro lato fino a sentire tirare un po' di qua e torno. Vado e torno. Vado e torno. Guardiamo sempre un punto fisso sia quando giriamo che quando torniamo in centro, in modo da non perdere il focus e quindi non avere capogiri. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anche stavolta 3 serie da 8. Dopodiché, penultimo esercizio. Orecchio alla spalla, è come se la testa ci cadesse. Non significa portare il mento e ruotare. Lo sguardo è sempre fisso avanti. Ci cade la testa da un lato, senza farlo con lo scatto. Ci cade, ma la controlliamo. Ritorna in centro. Ci cade e torna in centro. Con questo esercizio spesso molti hanno difficoltà a tenere il viso dritto. Molti hanno la tendenza a fare così. È complicato, ma mettetevi davanti allo specchio se voi vi guardate e cercate di tenere la faccia sempre orientata allo specchio, sicuramente vi verrà meglio. Se non vi riesce subito, insistete finché non vi riesce un giorno dopo l'altro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, anche stavolta 3 serie da 8. Infine, per chiudere, facciamo cadere la testa un po' in basso.
Occhio a non portarci dietro il busto, quindi busto sempre dritto. Qualora fra un esercizio e l'altro doveste sentire un appesantimento alla schiena o alla zona lombare, fate una sosta, massaggino, sciolgo un attimo la posizione e poi, prima di procedere, mi riassesto. Ok, dicevamo, testa giù, pesante, delle semicirconduzioni, dondolando la testa da un lato e dall'altro, sempre in basso. Quindi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anche stavolta 3 serie da 8. Ultimissimo, circonduzione totale. Quindi cerchiamo molto lentamente, ognuno stabilisca il suo ritmo, di passare da tutte le posizioni: diagonale, vado in basso, orecchio alla spalla, diagonale posteriore, centro, diagonale posteriore, orecchio alla spalla, diagonale inferiore, mento al petto, e così, e dall'altra parte, sempre toccando tutte le posizioni. È chiaro che se avete un piccolo blocco al collo, magari non vi riuscirà di arrivare così tanto in tutte le direzioni, ma magari sarà un giro molto meno profondo, ma va bene lo stesso, a furia di farlo, riuscirete a sciogliere di più. E vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video.